immagini che ci mostrano la Dispoli, località a due passi da Roma per la prima edizione 2019 della Gran Fondo Mari e Laghi, gara dedicata al mondo del ciclismo amatoriale. Immagini in moto che ci mostrano la partenza di questa prova organizzata dal Cycling Team Terenzi col patrocinio del comune di La Dispoli. Tutti gli appassionati hanno preso il via per affrontare un percorso unico di 108 km complessivi. Un tracciato con un dislivello di poco superiore ai 1300 metri dopo la partenza ufficiale sull'Aurelia. Si raggiungeranno le località di Santa Severa, dopodiché si svolterà a destra ed inizierà la lunga salita che porterà gli atleti a Tolfa. Discesa, dove i ciclisti affronteranno la salita che li porterà a Canale Monterano, per poi raggiungere Manziana, Bracciano e poi scendere verso Cerveteri, Ceri, Marina di San Nicola, per poi finire a raggiungere il lungomare di La Dispoli, dove è posto il traguardo. Ovviamente tanti amici al via, tanta gente al quale piace questo sport, questi eventi dove è possibile conoscere nuovi luoghi, e questo è un territorio che ha tante bellezze da offrire per quanto riguarda la natura, i borghi, l'enogastronomia, il divertimento e lo svago. E poi quel pizzico di competizione che aiuta a divertirsi. Non solo amatori, la Dispoli è stato uno splendido set con tanti eventi, con un villaggio gara ciclistico ricco ed interessante, con uno spazio riservato alle attività commerciali locali, molte attività sul palco organizzate da palestre e scuola di fitness. La due giorni si è aperta con la pedalata ecologica che ha visto le famiglie e gli studenti delle scuole elementari pedalare per la città. Nel pomeriggio è stata la volta della short track presso il Village Scuola Ciclismo di La Dispoli, che ha visto oltre 130 giovanissimi che hanno animato con il loro entusiasmo sia il campo che il villaggio di gara. Il team Race Mountain di Civitavecchia si è aggiudicato la classifica a squadre, che tiene conto dei singoli arrivi ma soprattutto della partecipazione. Siamo presso la salita di Tolfa, 484 metri sul livello del mare. Qui adesso siamo con le telecamere sulla testa della corsa. Abbiamo adesso con un gruppo composto da una trentina di unità, e intanto si stende i corridori e le immagini dei paesaggi di Tolfa, questa ridente località che stiamo attraversando, la Rocca dei Frangipane ora a fare da sfondo alla corsa. Su questa salita erano presenti poi alcune fotocellule per prendere l'attacco della salita e lo scollinamento di ogni singolo concorrente, per andare a individuare il miglior tempo. E i più veloci sono stati Chiara Turchi del ciclo team Sanginese e Niccolò Di Gaetano del team GoFast. Per i più di 350 cicloamatori al via, diversi erano i ristori preparati lungo il percorso, con il quale scambiare due chiacchiere con i volontari, a detta di molti, è stato molto molto gradevole. Beh, qui l'ospitalità è di casa. Ora torniamo alla corsa, stiamo attraversando Tolfa, stiamo per uscirvi, e siamo su un percorso di gara veramente segnalato e frecciato molto bene, in collaborazione con i comuni e le autorità locali, per far sì che il tutto si svolga nella massima regolarità. A fine discesa si forma un gruppetto di 20-25 corridori. Questo inquadrato appunto è l'avanguardia gruppo, con questo gruppetto ben assortito. Vedremo appena possiamo, cercheremo poi di andare a scorgere qualche numero dorsale per individuare alcuni atleti che sono adesso sulla testa della corsa. Come abbiamo detto, grande impegno organizzativo da parte del Cycling Team di Claudio Terenzi, che soprattutto quest'anno ha voluto dedicare spazio ai più giovani. Diverse manifestazioni in Italia stanno avvicinandosi sempre più alle categorie minori, assieme alle manifestazioni per amatori. Queste sono iniziative che si stanno espandendo a macchia d'olio lungo il nostro stivale, e potrebbero essere la formula giusta, quella vincente, per rilanciare un mondo, quello delle due ruote, che sta sempre più prendendo piede in molti ambiti. Team GoFast è nelle primissime posizioni,
compagine abruzzese proveniente da Rosereto negli Abruzzi, che sta dettando il ritmo nelle primissime posizioni con Mauro Cappelletti. Adesso abbiamo questa bella soggettiva sui rapporti usati con il portacolori del team GoFast, e vediamo adesso alcuni partecipanti in questo gruppetto qui. Un simpatico saluto alle nostre telecamere da parte di Raffaele D'Alessandro del team ASD Daniello, ma ho visto anche Pietro Cappuccilli del team Cesaro Fallasca, Vincenzo Pisani appartenente al VIP team Euronics Tufan. Località di Bracciano, uno dei 7 comuni attraversati dalla corsa, con il suo importante lago, si apre adesso alla vista dei corridori. Lago di Bracciano, che è anche l'8° lago più grande d'Italia. La gara adesso, vediamo che cosa sta succedendo. Cercano di sganciarsi in testa a questo gruppetto ancora molto numeroso, tutto quanto allungato in lunghissima fila indiana. Adesso lo stiamo risalendo con le nostre telecamere, stiamo adesso per avviarci verso il gran finale di Ladispoli. Ladispoli, una località anche rinomata poi per il famoso carciofo romanesco, che attrae ogni anno con questo evento centinaia di migliaia di persone, un evento molto molto sentito per la cittadina. Oggi invece siamo qui per questo grande evento, questa prima edizione della Gran Fondo Mari e Laghi, con attenzione team GoFast ancora che si alza sui pedali in testa al gruppetto e cerca di evadere dal gruppo. Però vediamo, tutti quanti adesso tornano velocemente a ruota e stiamo per fiondarci sul lungomare di Ladispoli, una grande manifestazione organizzata da Claudio Terenzi, che ci ha messo cuore e passione assieme all'amministrazione comunale. 2 chilometri alla conclusione, veramente grandissimo finale con il lungomare gremito di gente come non mai per questa splendida manifestazione. Pronti per vivere questo finale con la volata già lanciata, e va a vincere Manuel Fedele del team GoFast, precede Roberto Cesaro del team Cesaro Fallasca e Pierluigi Senor del team Ladispoli Professione Ciclismo. Tra le donne la vittoria è andata invece a Chiara Turci, cicloteam sanginese, davanti a Agnese Giambenedetti e Carlotta Papi. Questa la vittoria di squadra invece al team Ladispoli. Ed eccoci col replay della vittoria del portacolori del team GoFast. Manuel Fedele, sua la prima Gran Fondo Mari e Laghi. Allora, eccoci qui con la GoFast, i cui componenti hanno portato a termine una gara tutta di testa, vinta da Fedele. Sì, innanzitutto devo condividere la vittoria con ogni mio singolo compagno di squadra, perché più che la mia vittoria personale è stata la vittoria di ogni singolo compagno, perché tutti quanti dal primo all'ultimo ci siamo dati da fare, chi in salita, chi in pianura, chi in discesa, quindi veramente, veramente oggi è una vittoria proprio di squadra, sono molto contento. Una Gran Fondo piena di gente, piena di spettatori, piena di tifo, condotta tutta in testa, era previsto oppure è capitato con la prima fuga e poi avete continuato? Ma guarda, considerando il percorso abbiamo visto ieri, si sapeva che la salita più dura, diciamo che era la prima, era molto lontano dall'arrivo, diciamo che siamo un po' scremati su quella salita e quindi siamo rimasti tra virgolette una trentina di corridori migliori davanti. Fortunatamente noi, essendo un gruppo molto molto forte, eravamo in maggioranza, quindi eravamo 7-8 tutti di noi, quindi questo ci ha agevolato il finale, ci siamo veramente comportati bene, veramente, veramente.